VI ha dichiarato San Camillo, oltre che patrono degli infermi, degli ospedali, anche patrono della sanità militare, per cui chiedo al comandante D'Argenio, a nome un po' delle forze dell'ordine, di darci anche lui un saluto e una parola. Puntualmente, anche se avevo detto che non avrei parlato, però ti ringrazio per l'amicizia. No, sono davvero contento anch'io di essere qui questa sera e per l'amicizia che mi lega con Padre Alfredo, perché non è un'amicizia solo fine a se stessa, è un'amicizia perché gli intenti a fare bene, a operare nel bene, sono gli stessi. Sono d'accordo con quello che ha detto il padre prima, io non credo molto alla figura degli eroi. Insomma, quando mi sono trovato a parlare spesso alle scolaresche di Don Pino Puglisi Madre Teresa di Calcutta l'ultima volta, li ho un po' scioccati questi bambini, perché ho detto: secondo voi sono degli eroi? Loro sì. Ho detto: no, hanno fatto solo e soltanto il loro dovere. Ecco, io penso che possiamo essere tutti quanti degli eroi e fare il nostro dovere, ognuno con i propri talenti. Sicuramente la figura di San Camillo, oltre che salvifica, no, o taumaturgica, ci potrà insegnare che le conversioni sono possibili, che uno che è vissuto nella dissolutezza può diventare una persona buona. E penso che oltre che questa è stata poi sia di ispirazione per tutti quanti noi. Grazie ancora. Grazie. Abbiamo finito, non vi preoccupate, va bene? Abbiamo finito. Vedi che l'applauso che sta scattando. Un ultimo grazie veramente di cuore a voi tutti che siete convenuti. Grazie ai volontari della parrocchia che ci hanno dato una mano, ho dimenticato prima gli scout, non li vedo più, alla banda musicale. Ecco, è proprio alla banda musicale che ora noi diamo spazio, mentre viene portata dal Presidente del Consiglio di Monte Sant'Angelo, signor Giovanni Vergura, ecco, una corona in ricordo dei caduti Covid, per cui ci alziamo in piedi. E concludiamo questa nostra serata ringraziando tutti quanti e soprattutto ringraziando il buon Dio della provvidenza che ci ha donato, ricordando coloro che hanno dato la vita.